tocco con il tacco. Pallone che spizza dalle parti di Esposito, che riesce ad appoggiare verso il centro, manda vuoto l'avversario il numero 10 che la piazza a bucare i guantoni. Di corso il gol del 2-1 del De Angelis, che la ribalta su una bella azione ancora di Esposito. Tocco al centro ed il 2-1. Pallone battuto alto, colpo di testa, pallone che finisce in rete, ancora un tiro deviato con l'ausilio insomma dei difensori avversari. Il gol del 3-1 del De Angelis è anche questo assegnabile a Daniele D'Ambrosio, treccio d'angolo. Il tocco è stato di Mago Lurzo. Urso battuto corto, ancora il pallone spedito in porta e ancora per Daniele D'Ambrosio il 4-1 del De Angelis, la legnata sul corner battuto basso, 4-1 De Angelis, 18esimo. Siamo alle parti finali della partita, il pallone è quasi arrivato a D'Ambrosio, ci è arrivato in pieno che ha anche concluso, ma Corso ha respinto.